Una morte che ha sollevato una ventata di commozione, quella di il sensitivo scomparso ieri a 69 anni nella sua casa di Colle Salvetti in provincia di Livorno. Una morte ancora più dolorosa per le modalità con cui è stata scoperta, dopo l'allarme degli amici che da giorni non avevano sue notizie. Sul posto erano arrivate una pattuglia dei vigili del fuoco e una della polizia. Una volta aperta la porta, la tragica scoperta. All'anagrafe Paolo Buccinelli, aveva lavorato sia in Rai che in Mediaset. Aveva iniziato la sua carriera negli anni 80 come CCTV. Sempre negli stessi anni incide alcuni 45 giri come cantante, tra i quali Ma che bandiera è questa qua e Palline colorate. Negli anni 90 prende parte ai programmi La sai l'ultima? Casa per casa su Rete 4, con Patrizia Rossetti, e Buona domenica e tre anni dopo scrive il libro Rompi e trovi Paolo. Continua dopo la foto nel 2004, riporta ADN Cronos nel ritratto del sensitivo pubblicato sul sito dell'agenzia, partecipa alla prima edizione del reality La Fattoria, condotta da Daria Bignardi e pubblica il volume Io, vi insegno a leggere la mano e... apostrofo. Nel 2006 incide il singolo Sole. Sole apostrofo e un anno dopo torna in TV partecipando al programma televisivo di Un Distraction. Nello stesso anno ottiene una piccola parte, interpretando se stesso, nel film Matrimonio alle Bahamas. Continua dopo la foto nel dicembre del 2014 partecipa come concorrente al lancio del quiz televisivo di Pupo sul canale Agon Channel e nel novembre del 2018 è ospite del programma Domenica in condotto da Mara Venier dove litigò violentemente con il mago Telma. È autore di 6 libri, scritti dal 1996 al 2013, pubblicati da vari editori. Continua dopo la foto tra i tanti che hanno voluto ricordare anche il suo avversario storico il divino Telma che ha postato sui social il video di un loro celebre litigio a Domenica In, lasciando un messaggio di commiato molto particolare per il collega. Ciao. Ci mancherai. Eri una spalla amena. C'è di peggio. Ci rivedremo presto e trastulleremo un poco. Ci ricordi il tempo che scorre? Ti potrebbe interessare. 8 gennaio 2021/